Buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match. Allora, si è aperta questa sera, questo pomeriggio, la Tre Giorni al Lingotto di Torino, dove Matteo Renzi incontra, dopo diciamo così, le dimissioni del segretario e dopo la scissione, il partito. Lo fa in una edizione del Lingotto particolarmente affollata. Oggi pomeriggio ha già fatto il suo intervento ed è il momento della conta, diciamo così, di chi ancora appoggia Matteo Renzi. Ma come dicevo, poi parleremo soprattutto questa sera parleremo della nostra Riviera del Brenta, una delle zone più belle del Veneto, che come ricorderete sicuramente nel luglio del 2015 è stata sfregiata da un tornado violentissimo, ingentissimi danni. I veneti, come sempre, si sono subito rimboccati le maniche e adesso arrivano i rimborsi statali. Ma come? Ne parleremo appunto stasera a TV7 Match. Innanzitutto vi presento gli ospiti di questa sera. Massimo Calzavara, sindaco di Pianiga. Buonasera sindaco. Grazie di essere qua. Al suo fianco Ennio Caggiano, è un medico, sì, ed è del comitato Pro Riviera del Brenta. Buonasera anche a lei, buonasera. Grazie di essere qua. Il nostro editore Ermanno Casa. Buonasera Ermanno. E grazie anche a te. Al suo fianco Alvise Maniero, sindaco di Mira. Buonasera, buonasera Maniero, e grazie anche a lei della sua partecipazione. Allora, dicevo in apertura, parliamo della politica perché c'è un'attualità politica che incombe oggi, l'apertura di questi tre giorni dove appunto il Partito Democratico si interroga. È il momento della verità, forse il momento della resa dei conti. Matteo Renzi oggi è intervenuto ed è intervenuto nuovamente con lo stesso stile che gli è ormai conosciuto. Professor Ermanno Casen, allora parliamo di questi tre giorni di Torino. Qual è la grande sfida di Renzi e soprattutto il momento del confronto anche tra i candidati, diciamo quelli che corrono per la segreteria? Ma sicuramente è un convegno molto importante, non solo per il PD, ma è importante per tutta Italia, perché oggi diciamo è l'ultimo partito di riferimento e qualsiasi decisione venga da questo partito, che poi è al governo praticamente, può influenzare quelle che sono le sorti d'Italia. L'Italia in questo momento non viaggia in una sorta di, così, di primavera, siamo in un inverno totale e il futuro non sembra molto lusinghiero. Se è vero che si stanno riunendo a Roma per commemorare l'anniversario dell'inizio dell'avvento di un tentativo di unità dell'Europa, ma che a vederlo al giorno d'oggi siamo a un'Europa a due velocità. Allora, questa proprio è, mi sembrano, le convergenze parallele degli anni 70 della Democrazia Cristiana. Cioè, non si capisce perché due rette parallele devono convergere da qualche parte. Lo stesso un treno che va a due velocità, come se i vagoni davanti andassero più veloci, quelli che stanno dietro vanno meno veloci. È un paradigma che non sarebbe nemmeno chiaro al buon Einstein, che ci ha spiegato come esiste la legge dell'invarianza o della relatività. È una cosa assurda quella che stiamo vivendo, una moneta assurda, un'Europa che non va da nessuna parte, ci sono alcune nazioni che comandano e le altre invece devono obbedire, e questo non vuol dire unità, vuol dire diversità, e quindi è abbastanza grave. Quello che sta succedendo dentro il Partito Democratico mi preoccupa, perché un congresso di questo genere, una riunione di questo tipo, bisognava che fosse fatta in funzione del partito e non delle figure all'interno del partito. Cioè, il partito deve chiarire e il partito deve accogliere tutti, anche i dissidenti. Dopodiché, tutti insieme, si elegge il segretario del partito. Questo quantomeno è la tradizione di una volta. Adesso invece sembra che
ci vuole l'uno che domina e gli altri che obbediscono, e questo mi preoccupa ancora di più, anche perché siamo appena usciti da un referendum che è stato disastroso per la politica italiana, ma sano per l'Italia. Certo. Allora sentiamo un breve pezzo dell'intervento di oggi pomeriggio. Renzi ha iniziato a parlare attorno alle 18.30, ha parlato per più di un'ora in una sala particolarmente affollata. Sentiamo le sue parole. Ecco, se dovessi immaginare oggi il punto di partenza, prendendo spunto da due grandi discorsi americani, metterei da un lato il discorso di Donald Trump, potente all'inaugurazione, io non l'ho condiviso, ma potente, e dall'altro il discorso di un grande presidente democratico 80 anni e oltre fa, Franklin Delano Roosevelt, che diceva: l'unica cosa di cui dobbiamo aver paura è la paura stessa. E questo è il punto di discussione tra di noi, prima di entrare nel merito delle scelte politiche. Questo è il campo di gioco oggi. Cos'è il Lingotto? È il luogo di una tradizione, la tradizione operaia della sinistra, è la tradizione di Torino, ma anche il luogo della tradizione del Partito Democratico, in un tempo nel quale qualcuno vuole negare le ragioni che ci portano a stare insieme, riconoscere i luoghi di una tradizione, anche se recente, ha un valore importante, ha un valore che mette insieme, che tiene unita una comunità. Qui Walter Veltroni, cui va il nostro saluto, volle il primo atto del nuovo PD. Ma noi non siamo in un luogo della nostalgia, ma noi non pensiamo che possa essere il collante la nostalgia. Noi siamo qui per rivendicare il domani, dicendo che il diritto all'eredità si conquista lottando. Il diritto all'eredità non si conquista semplicemente rimpiangendo. C'è una diversità tra essere eredi e essere reduci. Grande rispetto per i reduci delle battaglie. Noi vogliamo essere eredi della tradizione migliore e capaci di costruire un orizzonte di speranza concreto, perché altrimenti il futuro appartiene soltanto a quelli che dicono solo di no, che sanno solo contestare, che sanno solo fare polemiche. Se non lo facciamo noi, non lo faranno altri. Ecco, questo è un piccolo brano di questo suo intervento. Renzi è tornato su un punto che gli è particolarmente caro, no? È quello di dire, appunto, puntare il dito contro quelli che dicono no, che sono stati quelli poi alla fine che lo hanno messo in difficoltà all'interno del partito. Alvise, cosa... Ma se la maggioranza del paese ti dice no, forse gli hai fatto la domanda sbagliata. A questo punto puntare il dito contro i cittadini mi sembra non aver imparato la lezione, e da un ex presidente del Consiglio mi sembra un segnale abbastanza amaro. Poi ho anche delle difficoltà, devo dire, a prendere seriamente Renzi dopo aver ascoltato Crozza. Non distingo più l'originale dalla parodia, quindi forse questo è un mio limite, e vi chiedo scusa. Ecco, quindi diciamo queste parole di Renzi un po' ripropongono dei temi comunque che lui ha riproposto più volte, però non ha imparato la lezione, quindi. Ma soprattutto in questi giorni la cronaca, grazie a Dio, anche ha in testa degli scandali che hanno a che fare corruzioni su appalti da miliardi di euro, e parliamo di Consip, parliamo di coinvolgimento apparente, insomma, che certo, si sta investigando, di ministri che rimangono assolutamente intoccati e intoccabili, e i comuni ne fanno le spese, i nostri servizi ne fanno le spese, i nostri cittadini ne fanno le spese. Noi l'abbiamo vissuto a Venezia con la crisi della pulizia delle scuole, ma ogni comune che è vincolato a Consip ora sta pagando caro tutto questo, e questo avviene in un momento in cui il 90% dei tagli sono stati fatti agli enti locali e nel contempo la spesa pubblica, quella centrale, continua ad aumentare assieme al debito. Io non capisco di che futuro stia parlando, che futuro stia progettando, ma ripeto, deve essere un mio limite dovuto ad aver ascoltato Crozza. Certo, certo. Cazzavara, cosa dice? Renzi riuscirà a riunire il PD, i suoi competitor alla segreteria, alle primarie? Ma io penso che se va avanti così... Orlando, Emiliano sono figure...
A me sembra che ci sia una personalizzazione della politica, come si diceva prima giustamente, come diceva il professore, si è preoccupati più della persona singola in se stessa che non di quella che è la coralità del gruppo. La politica è una cosa diversa. Io ultimamente mi definivo un orfano di centrodestra, ultimamente mi definisco invece un orfano della buona politica, che non vedo neanche i Renzi. Ecco, quindi insomma non crede, ecco, ma sulle possibilità di Renzi di... facciamo un po'... Ma guardi, sulle possibilità di Renzi, finché io vedo il personaggio Renzi, ex Presidente del Consiglio, che invece di cercare di unire, è lì che comunque punta il dito su quelli che dicono no, non vedo che ci siano le possibilità che possa riunire il PD. Vedo una guerra fratricida per il potere, che è una cosa che al giorno d'oggi, con i problemi che abbiamo, stona e fa male. Fa male alla politica e fa male a tutti i cittadini, ai cittadini semplici che vorrebbero solamente dare il loro voto per avere delle persone che portino avanti i loro interessi. E qui mi sembra che invece c'è una confusione tra personalizzazione della politica e politica in generale, ma anche tra quello che è l'interesse privato e quello pubblico. Certo. Dottor Caggiano, lei è, diciamo, nel periodo ad esempio del Tornado, ha avuto una posizione ben precisa nei confronti delle figure politiche che arrivavano, no? Siamo abituati, ormai ci hanno abituato alle famose passerelle, no? Tanti arrivano, tanta solidarietà e quant'altro. Ecco, quando sente ad esempio Renzi non è venuto. No, Renzi non è venuto. Avevano annunciato che veniva, forse dopo ha saputo che doveva incontrarmi, ha preferito non venire. No, quando penso a Renzi io non mi occupo, non mi intendo e faccio anche fatica a criticare, ma penso che la libertà di parola non abbia senso quando vedo parlare Renzi, bisognerebbe forse abolirla. Renzi non è venuto, ma sono venuti altri politici, ma penso che se fosse venuto avrebbe detto quello che mi hanno detto gli altri, cioè ti siamo vicini, e io avrei risposto a lui quello che avevo risposto agli altri. Avete i soldi? No, allora statemi lontano, perché non abbiamo bisogno di solidarietà. È ora di finirla, che quando succede qualcosa deve esserci la solidarietà, deve esserci il volontariato. Un paese civile non ha bisogno di volontari, un paese civile ha bisogno di idee, ha bisogno di percorsi snelli. Lei ha ancora fiducia nella politica? Intendendo come politica la capacità di ascoltare le persone che... fanno l'interesse degli altri e dopo fanno il loro, forse sì, ma coloro che credono di fare l'interesse degli altri e sfruttano questa possibilità per fare i loro interessi, no? Io li ho visti e li conosco, li paragonerei al paziente che va dal medico, tu vai al medico, il medico non capisce cosa hai, intanto ti fa fare gli esami, gli porti gli esami, ti dà un antibiotico, non ha capito cosa hai, ti fa fare degli altri esami, tu passi la tua vita a fare esami e prendere antibiotici, non guarisci mai e sei stato catturato e vivi anche debitore e dipendente da questa struttura. I politici fanno così, tu hai bisogno di loro, non puoi sganciarti. E loro ti tengono in mano, tant'è vero che dopo alla fine cosa fai? Tu non ti ricordi neanche più cosa hai fatto, io ho perso tutte le carte del Tornado, io non so neanche più a che livello di raggiungimento dell'eventuale rimborso che mi danno sono arrivato, non so neanche più a cosa ho diritto, forse sono stato solo sfortunato, però quando succedono queste cose cosa fanno loro? Nominano subito un commissario. Commissario. Nessuno si ricorda di nominarli questi commissari dopo, siamo pieni di commissari nominati e sono ancora là, basta non nominate, avevamo fatto come comitato delle proposte molto semplici, hanno detto sì sono belle e dopo nessuno però le ha portate avanti e i risultati li vediamo a distanza di un anno e mezzo, vediamo passando per la Riviera cosa è successo. Benissimo, allora abbiamo in collegamento in diretta da Torino il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Buonasera sottosegretario, grazie della disponibilità. Ci sente? Noi non la sentiamo. Non abbiamo il ritorno in studio probabilmente. Ma dobbiamo richiamarlo, va bene, siamo evidentemente una serata particolarmente calda, la serata di apertura, sono molti anche gli esponenti veneti, anzi la maggior parte dei parlamentari veneti sono del Partito Democratico, sono a Torino per confrontarsi. Professor Casen, Renzi e i suoi avversari, diciamo così, nella corsa alla poltrona di segretario in queste primarie, che chance hanno Orlando e Emiliano secondo lei? Sono figure sufficientemente forti da poterlo
non so il parterre di cosa è fatto, cioè i partecipanti a questa riunione, a questa assemblea, non so come si sono composti, quindi non è una votazione aperta a tutti, quindi tutti possono dire sono state vendute un certo numero di tessere, bisogna dimostrare di essere tesserati, si è visto che in Campania le tessere venivano regalate e quindi... Sì, come sempre sono quelle cose che restano un po'... Sì, non sono mai molto limpide. È abbastanza complicata questa cosa, per cui l'esito è assolutamente in mano, a, come dicono, nella bocca di Allah. Quello che mi fa specie è che manca un progetto per il partito, ma si parla di politica. Ora, la politica è una cosa santa, sacrosanta. Se poi viene trattata male, allora questo sta ai politici, il trattare male la politica, ma la politica è importante, guai se noi rifiutiamo la politica, è una cosa che non va fatta, non va nemmeno pensata. Ecco, scusi se la interrompo, abbiamo riagganciato il sottosegretario Baretta. Buonasera sottosegretario, grazie di essere al telefono. Ci sente? Eccolo qua. Benissimo. Senta, allora innanzitutto, allora, questa prima giornata al Lingotto a Torino, una kermessa particolarmente partecipata. L'intervento di Renzi di questo pomeriggio. Renzi è ritornato a ribadire, come dire, a puntare il dito contro il popolo del no. Lei come ha valutato questo suo intervento? Ma mi sembra una buona ripartenza dopo ovviamente questi due o tre mesi di difficoltà, il risultato del referendum è stato pesante per tutti, ovviamente la sconfitta è stata netta, senza incertezze, e andava quindi riflettuto bene sulle cause e su come ripartire, e mi sembra che il discorso di oggi metta sulla buona strada il Partito Democratico, ma soprattutto un progetto per il Paese, dare speranze e farlo partendo dalle preoccupazioni della gente. Tra i motivi del no c'è anche una insoddisfazione sul piano economico, sul piano sociale, sono tutte cose che un partito democratico e progressista deve avere a cuore e portare avanti. Ecco, senta Baretta, è il momento della resa dei conti o è una vera ripartenza, secondo lei? Ma guardi, un congresso è sempre un momento che ha più valenze. Si discute di contenuti, si discute di leadership e quindi serve a fare anche maggioranze e minoranze, non c'è dubbio. In più noi abbiamo avuto questa dolorosa fuoriuscita di un gruppo di persone e questo ovviamente accento il bisogno di chiarirci anche al nostro interno. No, per resa dei conti non direi, se non del fatto che chi è dentro ovviamente compete realmente e chi è fuori ha scelto un'altra strada. Ecco, senta, questo PD che Renzi cerca di riconquistare, ecco, è il momento della conta questo. E dicevo prima, una kermesse particolarmente affollata questa del Lingotto. Sì. Beh, sicuramente, nel senso che i congressi sono anche questo, i congressi sono, come dicevo, contenuti, ma anche verifiche dei rapporti di forza interni ai partiti, alle organizzazioni. Tutti i congressi hanno giustamente questa caratteristica democratica. Alla fine si sceglie una linea, si sceglie una leadership, lo si fa sulla base di chi ha più consensi. Quindi trattandosi del partito più importante in questo momento in Italia, il partito di governo, è chiaro che questo, come dire, ha questo significato. È fortuna che facciamo tutto in maniera trasparente e anche con una larga partecipazione. Ecco, senta Baretta, allora noi questa sera, oltre che del Lingotto di Torino, parliamo anche della Riviera del Brenta, quasi due anni dal tornado. Lei è stato, come dire, gli occhi del governo nei primi giorni proprio sul territorio. Noi abbiamo qua in studio alcuni amministratori locali della zona, ecco, e loro ricordavano prima che lei era stato uno di quelli che diceva che non c'erano soldi. No, dunque all'inizio noi abbiamo fatto una riunione con tutti i sindaci i primi giorni e abbiamo discusso quali erano le strade immediate.
la prima fu quella di dichiarare lo stato di emergenza, e quindi i primi provvedimenti sono stati stanziati con delle prime risorse. Poi dopo si era trovata una strada relativa anche alla gestione del patto di stabilità, e poi sono arrivate altre risorse che con un po' di, diciamo, di pressione politica siamo riusciti ovviamente a far sì che il governo assumesse. La regione ha fatto anche la sua parte, quindi diciamo c'è stato un passo in avanti. Adesso negli ultimi mesi non ho poi seguito lo stato di avanzamento, quindi mi fa piacere sapere dai sindaci se ci sono ulteriori problemi da affrontare. È chiaro che non è finito l'intervento di sostegno, però sicuramente non ci siamo fermati. Ecco, senta, c'è stato chi ha sollevato la questione di veneti, cittadini di serie A, cioè di una discriminazione, diciamo, dei veneti per quanto riguarda la ristorazione dei danni, chiamiamole così, i rimborsi. Ed è nata anche la polemica un po' su quelli che sono, è stata la formula che per carità è stata, come dire, condivisa a livello di tutta la nazione, quella dei finanziamenti agevolati con il credito d'imposta. C'è chi ha parlato di mutui. Boh, insomma, diciamo, intanto non mi pare che ci sia una questione di cittadini di serie B. Noi abbiamo inserito subito in pochi giorni tra le zone di emergenza, e non poteva che essere così data l'entità del danno e dei problemi. Devo dire che per merito della, chiamiamola, battaglia, opposizione dei sindaci del territorio e anche del territorio, si sono fatte alcune novità che prima non erano presenti, per esempio la possibilità di affrontare il tema dei privati nel processo di rimborso. Il credito d'imposta è un'opportunità, consente a condizioni vantaggiose di ripartire. È chiaro che esiste la necessità di aiutare, ma non possiamo sostituirci all'iniziativa. Se abbiamo 50 punti di crisi in Italia contemporaneamente, quindi c'è un tema di ripartizione generale. Certo. Bene, io la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, le auguro una buona serata, un buon lavoro. Grazie, visto che avete i temi, avete gli incontri buonasera. Tematici, no, questa sera. Sì, adesso stiamo cominciando gli incontri tematici, io sono quello fisco economia, e quindi vedremo di trovare soluzioni per ulteriormente abbassare le tasse. Grazie, è un tema ricorrente questo, è un tema ricorrente. Buona sì. Serata Barretta, grazie ancora della disponibilità, e speriamo di averla presto ospite qua nei nostri studi. Allora, insomma, Barretta è stato abbastanza maniero. Allora, intanto ringrazio la disponibilità del sottosegretario che ci ha contattati, e io mi rendo conto che con 50 situazioni emergenziali nel paese non può certo essere a corrente la nostra specifica situazione, per cui spero di dare un contributo, come dire, informando che al momento in Riviera del Brenta dallo Stato per i privati non è arrivato un euro, e che la forma che è stata descritta, oltre a essere incomprensibile, diciamo, per i cittadini, lo è anche per gli amministratori. Io vi leggo questa riga: il dispositivo imperniato sul riconoscimento di contributi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiate entro i limiti massimi prestabiliti, da riconoscere mediante attivazione di finanziamenti agevolati di pari importo, corredati da un credito di imposta corrispondente che all'atto dell'attivazione del finanziamento agevolato viene ceduto all'istituto bancario. Ecco, questa è la spiegazione in Parlamento, un question time, alla nostra richiesta di chiarimenti in merito. Ora, dopo mesi siamo riusciti a capire cosa vuol dire questa cosa, ma il risultato è che ancora non c'è un euro dallo Stato sui privati. Spero perlomeno che per le altre situazioni emergenziali questa nostra difficoltà sia utile e gli venga dato un tale. Dopo avremo modo di parlare anche della situazione emergenziale del centro Italia, che è una situazione sicuramente molto, molto difficile, dove anche lì c'è la promessa, diciamo così, no? La politica di solito promette, abbiamo sentito Renzi, no? Dal palco,
no? Si è abituati a questa dialettica politica, come si diceva prima, le passerelle, però poi resta poco, Calzavara. Ma resta poco, sì. 50 emergenze in Italia, manca una legge che codifichi quello che devi fare in caso di emergenza, che ti dica quello a cui tu hai diritto. È questo che è mancato. È mancato allora, manca anche adesso. Certo, certo. Allora, io direi che possiamo fare una pausa pubblicitaria e ritorniamo subito e iniziamo ad affrontare la situazione della Riviera del Brenta, a quasi 2 anni dal tragico tornado del 2015, e cercheremo di capire se poi effettivamente, ecco, Baretta dice di no, però insomma, forse qualche discriminazione per i veneti c'è stata. Ci troviamo tra poco, qualche minuto.